Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Eccoci in Viaggiando, amici, bentornati con noi, bentrovati con Gianfranco Galanti, il nostro quotidiano alla ricerca, alla scoperta di nuove idee, nuove proposte. Oggi alziamo un po' i nostri orizzonti, lo facciamo in maniera molto significativa e molto interessante con Araca Viaggi, e siamo con Laura. Ciao Laura, bentrovata. Buongiorno, salve a voi. Allora, senti, Araca Viaggi, questo nome insomma molto esotico, già ci porta lontano. Ovunque noi siamo, Araca ci porta lontano, no? Possiamo certo dirlo. Anche perché Araca è una parola in Swahili, quindi nella lingua proprio delle destinazioni che noi amiamo trattare, quindi significa poi veloce, che è un po' il contrario rispetto a quello che poi si vive una volta arrivati in queste splendide località, perché lì il contrario sarebbe proprio pole pole, quindi piano piano si fa tutto. E allora noi abbiamo voluto creare questa differenza, insomma. Trasferimento veloce, soggiorno lento, mettiamola così, dai. Sì, e vacanza lenta soprattutto. Perfetto. Senti, allora, dal nome esotico poi, come dire, ci trasferiamo a quelle che appunto sono le vostre idee, le vostre proposte. Io comincerei già subito dal sito aracaviaggi.com, dove insomma si possono trovare veramente una enorme, insomma, importante quantità di mete appunto con la caratteristica di essere esotiche, di insomma verso l'Africa, verso luoghi, insomma i paradisi, quelli, come dire, nel classico uso che ne possiamo immaginare. Prima però di entrare magari nel dettaglio di qualche idea, io volevo un po' capire come si muove questo tipo di mercato, come si sta muovendo. Allora, diciamo che ci sono due filoni che possiamo distinguere, insomma, soprattutto in quest'ultimo periodo. C'è il classico viaggio che viene fatto in un villaggio turistico dove trovi tutto quanto compreso, e oppure ci sono questi viaggi che trattano sempre le solite destinazioni, perché non è che parliamo di destinazioni che non hanno nessuno, a parte quelle un po' più particolari, perché Zanzibar è un po' venduta da tutti i grandi operatori. Certo. Però quello che contraddistingue il nostro lavoro e anche quello soprattutto dei tour operator specializzati è il fatto di dare un prodotto, se vogliamo chiamarlo così, diverso. Quindi dare al viaggiatore che intende affrontare questo viaggio una diversa concezione anche del viaggio stesso, evitando quindi magari ciò che sono quello che contraddistingue i grandi villaggi, come l'animazione o il fatto di essere in più di 200-250 camere sulla stessa struttura, ma dare al cliente un'idea diversa, quindi una struttura un po' più piccolina, un po' più curata, che riesca magari a coccolarlo di più. I servizi ovviamente sono un po' più controllati e personalizzabili, quindi comunque si dà una tipologia di viaggio completamente diversa. Certo, quindi comunque insomma è un mercato vivo questo, l'interesse per le mete esotiche diciamo non scema mai, è sempre molto sul pezzo. Anzi, diciamo che c'è una ricerca proprio in questo senso, perché c'è chi fortunatamente si rende conto che dire di essere stato a Zanzibar, ma di essere stato all'interno di un villaggio per una settimana, non porta a casa quello che può portare a casa stando in una struttura che ti permette solamente di stare al di fuori, perché poi all'interno hai sì ovviamente la camera, hai tutti i servizi base, però poi questa ti permette di girare l'isola, di visitarla e quindi di viverla, cosa che invece magari con il villaggio, che comunque all'interno è tutto, praticamente ti fa stare solo all'interno. Certo, quindi insomma stai dicendo andare appunto in una località come Zanzibar o una delle tante che avete così in portafoglio, all'interno insomma di un villaggio un po' chiuso, insomma ti porti gran poco di Zanzibar fondamentalmente. Sì, ti porti molto dall'Italia, perché il cuoco mangi italiano, gli spaghetti a Zanzibar, dici, ma insomma no? Infatti, invece lì riesci comunque sì ad avere sempre servizi buoni, tutto quanto, però ti vivi la destinazione in maniera diversa. Ecco, fondamentalmente ci stai dicendo cercate di trasformare il viaggio in un'esperienza, in un in qualcosa, un ricordo poi da mettere nel cassetto e aprirlo ogni tanto e chiaramente riviverlo. Senti, nella home page del vostro sito, lo ricordo, aracaviaggi.com, tante destinazioni. Zanzibar l'abbiamo nominato, la Tanzania,
Isola di Mafia, che così dal nome, no? Interessante, e tante altre. Ecco, magari un paio di idee, per chi magari quest'estate non è ancora andato in vacanza, magari sta cercando qualcosa, o perché no, per chi magari è stato in vacanza, magari a breve può replicarle, insomma, per chi ha questa fortuna. Diciamo che il nostro punto forte è appunto l'isola di Zanzibar, innanzitutto perché abbiamo molte strutture a gestione italiana, quindi già questo aiuta un pochino quegli italiani che magari all'estero o non sanno parlare la lingua oppure si sentono un po' più tranquilli, sanno che a Zanzibar ci sono queste strutture gestite da italiani proprio, noi li conosciamo quasi tutti se non tutti, alcuni sono anche dalle nostre parti, quindi lì abbiamo anche buoni contatti con loro, giornalieri e tutto quanto. Altrimenti si può andare a ricercare una destinazione un po' più particolare, come appunto, come la chiamavi tu, l'isola di Mafia, che fa sempre parte dell'arcipelago di Zanzibar e si trova un po' più a sud di Zanzibar, oppure anche la stessa isola di Pemba, che invece si trova un po' più a nord di Zanzibar. Siamo sempre comunque nello stesso arcipelago. Qui le due isole sono proprio sono solamente isole tranquillissime. Se ci sono villaggi, ci sono dei piccoli villaggi di pescatori al massimo, e lì proprio non si trova nessun tipo di disturbo. È già tanto se arriva a volte la corrente elettrica. Fantastico. Voglio dire, quindi ecco, strade asfaltate non ce ne sono, o al massimo ci sono solamente le principali, e quindi si vive solo all'interno delle strutture. Le strutture che si trovano sono 4-5 a Mafia, e a Pemba sono solo 2 o 3. Quindi capisci bene che è ancora un tipo di viaggio ancora diverso rispetto a Zanzibar, e siamo sempre nella stessa località. Certo, ecco. Poi comunque dire strutture anche un po' particolari, no? Mi sembra di vedere dalle foto che insomma in qualche modo veramente regalano un po', no, un'esperienza. Sì, anche perché appunto essendo poche e non essendoci altro al di fuori, cercano di dare tutti i possibili servizi all'interno, quindi ovviamente non sono strutture da 2-3 stelle, ma partono dai 4 fino ai 5. Assolutamente. Senti invece, insomma, poi ce ne sono tante altre: il Kenya, il Madagascar, il Mozambico. Insomma, come dire, veramente un carnet molto molto ampio. Ecco, voi probabilmente vi occupate anche un po' di indirizzare, no, i vostri clienti verso la scelta magari più consona magari rispetto a quello che si sta cercando. Sì, diciamo che magari una destinazione come il Mozambico, la Namibia o anche il Botswana sono destinazioni che vengono richieste da clienti, sono dei viaggiatori che sanno dove vanno, perché comunque non sono destinazioni che possiamo chiamarle di mercato, ecco, perché sono un po' più particolari, sono anche un po' più costose, perché comunque anche i collegamenti aerei sono solamente di linea al momento. So che stanno per il Mozambico, stanno creando dei voli charter, però si parlerà della prossima stagione. Qui nel momento sono anche collegati solamente dei voli di linea. I voli di linea, come si sa, offrono un servizio migliore, ma hanno anche dei costi diversi rispetto, certo, ai voli starter. Certo, certo. E poi appunto diamo anche la possibilità di combinare queste diverse destinazioni. Se uno per esempio vuole farmi Zanzibar, però magari ha a disposizione 2 settimane, a volte, se interessato, si può proporre un safari in Tanzania con Zanzibar, oppure combinare 2 diverse isole. Ah certo, quindi insomma ecco, c'è la possibilità appunto di trovare una combinazione, ma forse probabilmente anche, no, la cosa più interessante, avendo la disponibilità di tempo, riuscire a toccare diversi luoghi. Anche perché comunque calcola che sono 9 ore di volo, quindi farla in una settimana, a questo punto, se uno ha la possibilità, sempre ovviamente perché si sa che il tempo a volte è tiranno, si possono fare le 2 settimane, così da approfondire ancora di più il viaggio. Va bene, allora tutto decisamente, insomma, interessante e appetitoso, verrebbe da dire. Tutte le informazioni le potete trovare all'interno di aracaviaggi.com, con anche delle foto meravigliose che ha scattato la nostra Laura, immagino. Alcune sì. Sono veramente suggestive. Laura, io ecco, ti ringrazio per essere stata qui con noi. Magari torneremo a ridosso, no, magari di qualche particolare offerta, di qualche particolare evento. Ho già letto crociera a Dubai per Capodanno. Questa sarà una cosa
che potremo magari sviscerare insieme. Nel frattempo io ti ringrazio per essere stata qui con noi viaggiando. Niente, grazie a voi del tempo che ci avete dedicato. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.